Attraverso l'operazione Dirty Dig, brillantemente condotta lungo l'area tirrenica della provincia reggina, è stato inferto ancora una volta un duro colpo alle organizzazioni criminali dedite al traffico di stupefacenti da parte dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria. L'operazione regressiva, operata da iniziativa, si inserisce nell'ambito di un più ampio piano straordinario di controllo economico-finanziario del territorio, disposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, eseguito mediante penetranti e pianificate attività di monitoraggio delle aree degli snodi stradali, ferroviari e marittimi maggiormente a rischio. Nello specifico, alcune pattuglie delle FM gialle, durante lo svolgimento di attività di appostamento e osservazione, hanno individuato un soggetto sospettato di detenzione abusiva di armi, di illecite produzioni e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Le attività di persecuzione predisposte ed eseguite dai militari consentivano quindi di individuare e di sottoporre, conseguentemente a sequestro, un ingente quantitativo di materiale illecito, rinvenuto sotto un consistente cumulo di sabbia, insistente su uno dei terreni adiacenti alla sede dell'esercizio commerciale. In particolare, dopo aver scavato in varie aree del terreno, sono stati rinvenuti circa 2.000 grammi di marijuana, 1.200 grammi di hashish, 4 pistole semiautomatiche e oltre 140 proiettili. Al termine dell'operazione, il responsabile è stato tratto in arresto in flagranza di reato e condotto presso il carcere di Reggio Calabria, Arghillà. Durante le operazioni di perquisizione è stato inoltre accertato come l'indagato detenesse illegittimamente presso i luoghi teatro dell'intervento dei finanzieri reggini 3 merli e un falco gheppio, esemplari di fauna appartenenti a specie protette, dal momento che i primi risultavano essere rinchiusi in idonee gabbie privi di anello metallico inamovibile, attestante la lecita provenienza degli animali, mentre il secondo risultava essere rinchiuso in una inidonea voliera.